bla 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 bla. Questo programma è offerto da Amici sportivi, un caloroso buon pomeriggio anche in questo sabato giallo-blu, dove andiamo in onda per regalarvi e regalarci, speriamo, un grande pomeriggio giallo-blu. Di che cosa si tratta? In attesa della partita della Viterbese a Siena domani, che vale un campionato perché sta cercando di tirarsi fuori dalla lotteria della zona retrocessione, quindi dei play-out. Oggi però i giovani della Viterbese dimostreranno sul campo, e speriamo che sia così, che il cielo si tinge di giallo-blu. Perché? Trasmetteremo tra poco l'incontro forse decisivo del campionato primavera under 19. Sono juniores under 19 che hanno fatto un grandissimo percorso in questa annata, sono primi in classifica con 6 punti di vantaggio sulla Vispesaro, ed oggi pomeriggio, tra veramente una manciata di minuti, tra un paio di minuti, saranno di scena a Ronciglione, allo stadio comunale di Ronciglione, per affrontare il Teramo. In caso di vittoria, dato che mancano 3 partite alla fine del campionato, in caso di vittoria per gli scontri diretti vinceranno il campionato e saranno promossi al campionato di primavera 2 della prossima stagione. Questi il tabellino di questa giornata, della 16ª giornata, che vede Gubbio Lucchese, Olbia Vispesaro, Viterbese Teramo e Imolese Grosseto, riposa la Fermana. Come potete vedere anche in sovraimpressione, le partite cominceranno con 5 minuti di ritardo invece delle 14.30 alle 14.35, e quella tra Imolese e Grosseto invece delle 15 alle 15.05, per protestare contro questa insana, allucinante guerra scaturita dalla Russia all'Ucraina. Una guerra che sta sconvolgendo veramente tutta l'Europa sicuramente, ma tutto il mondo, e per questo motivo anche il calcio può far sentire la voce con una protesta, cominciando le partite con 5 minuti di ritardo. Dunque allo stadio comunale di Viterbese scende in campo il Teramo, e noi siamo collegati con lo stadio comunale di Ronciglione, dove c'è per noi Claudio Pedricca, che ci accompagnerà per tutta la partita con la videocronaca, sostenuto da Giancarlo Paglia allo stadio comunale di Ronciglione e da Eros Cario in regia. Linea a te, Claudio Pedricca. Grazie, grazie Luca, buon pomeriggio, e da Eros Cario in regia. Linea a te, Claudio Pedricca. Grazie, grazie Luca, buon pomeriggio allora dal Valerio Ginnazzi di Ronciglione, che è stato il teatro di questa fantastica galoppata della formazione della primavera della Viterbese, che sta dominando, ha dominato questo campionato. 13 partite, 11 vittorie e 2 soli pareggi per la squadra allenata in questo momento da Pesoli. In precedenza, ricordiamo, in panchina si sedeva Punzi prima di passare a condurre poi la prima squadra. E miglior attacco e miglior difesa di questo campionato. Ad oggi mancano 3 partite, si gioca la 7ª giornata di ritorno. La Viterbese ha 6 punti di vantaggio sulla Vispesaro, che sta giocando in questo momento sul campo di Olbia,
E dunque, se la Viterbese dovesse vincere e anche la Vispesaro dovesse vincere, dunque rimanessero 6 punti di vantaggio, la Viterbese sarebbe promossa in Primavera 2 in virtù anche del vantaggio degli sconti diretti. Viterbese che ha vinto addirittura 7-1 la gara di andata con i marchigiani e pareggiato 1-1 il ritorno, che è stato un po' il punto decisivo, no, di questo finale di campionato. Come detto, dunque, squadra che ha dominato questo campionato e oggi si gioca effettivamente vincendo, senza aspettare notizie dal campo di Olbia, oppure facendo lo stesso risultato della formazione marchigiana, sarebbe promossa matematicamente in Primavera 2, che è un campionato sicuramente importante, perché come saprete con la riforma dei campionati, i vari campionati di Primavera riflettono un po' i campionati maggiori, quindi in Primavera 1 giocano squadre di Serie A, e dunque giocano l'Inter, il Milan, la Juventus, la Roma, l'Atalanta, eccetera, Primavera 2 le squadre di B e Primavera 3 le squadre di Serie C. Quindi vincendo la Viterbese l'anno prossimo giocherà un campionato importante con formazioni che disputeranno addirittura la Serie B. Tutto però è sempre legato, e noi lo speriamo ardentemente, all'esito della prima squadra, perché la prima squadra sarà chiamata a salvarsi a tutti i costi. In caso contrario la Viterbese non potrà disputare il campionato di Primavera 2. Però pensiamo ad oggi. Alla prima squadra penseremo domani, quando scenderà in campo al Franchi contro il Siena, cercando punti preziosi per la salvezza, e dunque speriamo oggi che arrivi un risultato importante già qui per festeggiare con 2 giornate di anticipo la vittoria di questo campionato. Diversi ragazzi della formazione di Pesaro hanno già fatto apparizione in prima squadra: Ferramisco, Carannante, Aromatario, Ica, Cannizzaro, insomma ragazzi già un po' aggregati alla prima squadra, e che sono sicuramente, fanno parte del progetto del futuro del club gialloblu. Vi do le formazioni delle squadre intanto che stanno entrando sul terreno di gioco. Dirige confronto Casini di Roma, gli assistenti Leonetti e Santo Stefano di Viterbo, 2 assistenti locali. Viterbese con Cicarella, Ferramisco, Perrone, Pompei, Natale, Carannante, Fimiani, Aromatario, Ica, Cannizzaro, Pepe, Teramo, Petricca, Di Battistuta, Antonucci, Di Giuseppe, Petrucci, Di Rabassi, Cargini, Dinisio, Scotti, Liberati, Quali. Questi sono gli 11 che affronteranno la fase iniziale del match. Speriamo di prenderci una rivincita su Teramo, che in campionato ci ha tolto 6 punti. Lo ricordiamo, la vittoria per 1-0 a Teramo e quella per 3-2 a Rocchi con una clamorosa rimonta. Ricordiamo che la prima squadra, la Viterbese, era in vantaggio per 2-0 in quella circostanza. Vi dico subito che qui al ginnasio fa molto freddo, siamo in un clima montano, dunque c'è un vento molto forte, leggermente attenuato in questi ultimi minuti, però sul campo non credo sia, il campo è messo leggermente più in basso rispetto alle tribune, rispetto anche a livello stradale, quindi dovrebbe sentirsi sicuramente meno vento che dove vi stiamo trasmettendo noi. Allora, squadre che entrano in campo in questo momento, come ho detto, la Viterbese sta conducendo questo campionato dall'inizio alla fine e dunque oggi dovrà mettere il sigillo su questa stagione. Anche nello scorso anno, ricordiamo, la Primavera giocò un ottimo campionato, ma non riuscì poi ad arrivare al traguardo che invece ha veramente a portata di mano oggi. Ci saranno poi le ultime 2 giornate di campionato, che però ricordiamo potrebbero essere ininfluenti. Tutto è pronto, dunque capitani al centro del campo, da una parte c'è Tirabassi della formazione marchigiana, abruzzese scusate, era ancora fermo alle ultime trasferte, e dall'altra invece i giocatori della Viterbese con il capitano Ferramisco. Sarà il Teramo a battere il calcio d'inizio di questa partita. Sta uscendo anche un pallido sole qui a Ronciglione, che è il terreno, lo stadio che è stato scelto dalla Viterbese per disputare l'intero campionato primavera, vista anche un po' l'impossibilità per motivi organizzativi di scendere in campo a Rocchi, e vista anche l'altalenanza tra Rocchi e Viterbese e Monterosi, che giocano tutte le domeniche praticamente, anche con turni infrasettimanali, era veramente impossibile utilizzare i Rocchi per giocare questo campionato. Allora la squadra è emigrata
qui a Ronciglione, dove, dove ha disputato tutte le proprie partite casalinghe. Tutto è pronto, dunque partita che è iniziata in questo momento con un vento fortissimo che soffia in questo primo tempo alle spalle della difesa della formazione gialloblu. Vediamo che diversi rinvii infatti da parte della formazione biancorossa si fermano praticamente fermati dal vento che soffia molto forte, si sente anche sul campo, allora dobbiamo dire. Abbiamo detto già delle formazioni che sono schierate sul terreno di gioco, vediamo la Viterbese giocare che mi sembra con 4-3-3 in questa fase iniziale. Si gioca da un minuto praticamente sul punteggio di 0-0, c'è già un primo attacco della formazione gialloblu con l'azione di Fimiani, poi recupera la respinta dei difensori del Teramo Perrone, tocca all'indietro nella zona di Pompei che smista subito verso il capitano. Il lancio di Ferramisco a premiare lo scatto di Cannizzaro che va sul fondo, arriva però in scivolata proprio il capitano del Teramo, e cioè Petrucci, e allora si ripartirà con una rimessa laterale in favore della Viterbese con questo pallone in aria, però l'arbitro ha interrotto il gioco e probabilmente ha visto un fallo in attacco, e dunque ripartirà con la punizione in favore della formazione biancorossa teramana. Si gioca da due minuti, ripeto, vento fortissimo che va un po' a folate, tanto vediamo, prova la prima azione offensiva il Teramo sulla destra con Liberati, poi c'è l'intervento da parte di Perrone che non tiene la palla in campo, allora rimessa ancora per il Teramo che dopo i primi due minuti di iniziative della Viterbese si porta per la prima volta a ridosso dei 16 metri della formazione di Pesoli. Ora Teramo che prova questa rimessa, azione che si snoda sulla destra, poi allontana ancora la difesa in fallo laterale, nuova rimessa in favore della formazione abruzzese, vediamo sul settore destro del terreno di gioco, siamo sul vertice dell'area come potete vedere anche dalle immagini, poi recupera palla Carannante che prova ad iniziare questo break, va a subire il fallo da parte di Dinisio, punizione già battuta per la Viterbese, la palla arriva in aria ma il vento prolunga la traiettoria e non arriva sul pallone Ica che è uno è il bomber di questa squadra, vediamo Ica centravanti, poi Pepe sulla sinistra. E Cannizzaro sulla destra, sono i tre del fronte offensivo del 4-3-3 impostato da Pesoli. Il rinvio dell'estremo difensore del Teramo va direttamente in fallo laterale, quindi rimessa ancora in favore della Viterbese con la palla che arriva sulla tre quarti campo, poi si lotta su questo pallone e Aromatario va a commettere fallo. Aromatario già con qualche apparizione seppur in panchina con la prima squadra come altri compagni di questa primavera. Teramo che va a calciare in profondità, fa buona guardia però la difesa, tocca per ultimo comunque Carannante e ci sarà allora la rimessa laterale ancora per il Teramo. Indicazioni dalla panchina da parte dei due allenatori che arrivano anche qui in tribuna, prova a salire il Teramo, poi allontana direttamente in fallo laterale Natale e nuova rimessa in favore dei biancorossi quando si gioca il quinto minuto di gara sul punteggio di 0-0, partita molto condizionata dobbiamo dire dal forte vento che disturba moltissimo i ragazzi in campo. Vento che, ripeto, soffia alle spalle della porta gialloblu in questo primo tempo.
Poco fa abbiamo visto un'azione in profondità proprio della Viterbese, non finalizzata, perché pallone lanciato sulla corsa di Ica ha acquistato velocità ed è diventato praticamente imprendibile per l'attaccante della Viterbese. Ora c'è questo alleggerimento verso la porta teramana che ne viene fuori molto bene, però recupera palla la Viterbese, Fimiani, poi l'apertura ancora in direzione di Ferramisco che non controlla, e allora ci sarà rimessa laterale per il Teramo. 6 minuti di gioco qui al Valerio Ginnasi di Ronciglione, impianto ristrutturato, è diventato un vero gioiellino questo della città di Ronciglione. Nuovo impianto in sintetico e dunque veramente un bel progetto per la cittadina dei Cimini. Punizione battuta in avanti, ribatte la difesa, poi allontana ancora il capitano Petrucci, prova a salire ora il Teramo con questa azione sulla sinistra. C'è l'intervento da parte di Ferramisco che tocca palla, poi però sbaglia il tocco Fimiani nei confronti del capitano della Viterbese, la palla termina in fallo laterale, ci sarà rimessa in gioco ancora in favore del Teramo. Pallone indirizzato al limite, prova ad uscire in palleggio la Viterbese con questa azione sulla destra. Poi ancora Teramo in possesso di palla. La pressione di Fimiani, alla fine c'è questo alleggerimento con il rinvio che viene praticamente ricacciato all'indietro dall'avvento, poi Ica che non riesce a recuperare, però lotta fra diversi avversari, alla fine va a commettere fallo e dunque Casini assegna il calcio di punizione al Teramo. Siamo sul punteggio di 0-0, ancora qui palla che non viene controllata dai giocatori ospiti, allora rimessa per la Viterbese. Non so Luca se dallo studio magari riesci a seguire anche le altre partite per darci aggiornamenti, se è possibile seguire magari in tempo reale anche l'altra sfida che interessa questo campionato, cioè quella tra Olbia e Vispesaro, magari, visto che siamo collegati, se riesci in qualche modo a darci aggiornamenti su questo match, perché fermo restando le due partite sullo 0-0, a vincere il campionato sarebbe proprio la Viterbese. Assolutamente sì, Claudio, stiamo procedendo insomma per sapere anche quando avrai notizie ce le darai, gli altri risultati. Bene, allora in attesa che arrivino i risultati dagli altri campi, da un campo in modo particolare, perché è quello che interessa questo scontro diretto a distanza. Intanto la palla arriva al limite dell'area, attenzione con questo tiro decisamente svirgolato da parte di Liberati e palla sul fondo. Quindi in attesa di avere notizie dall'altro campo, che è quello di Olbia, e noi andiamo avanti qui da Ronciglione, dove siamo giunti intanto al 9° minuto di gioco e il punteggio ancora fermo sullo 0-0 con il Teramo che sta finora fermando i tentativi della capolista. Vediamo, qui prova l'azione Ica, poi va sull'avversario e lo costringe a mettere il pallone fuori, però l'assistente dà poi rimessa al Teramo che allora prova a manovrare. Recupera ancora la formazione giallo-blu. Fimiani si lotta in uno fazzoletto di campo, esce fuori poi Ferramisco, l'apertura in avanti, il tocco di Ica per l'inserimento di Pepe che prova ad andare in aria, prova a mettere questo pallone verso la porta, c'è una deviazione. Ci sarà, credo, la rimessa laterale proprio all'altezza della bandierina.
dunque in favore della formazione gialloblu, oggi completo giallo per la, la Viterbese, e come vedete completo rosso per il Teramo. Rimessa direttamente in aria, poi allontana la retroguardia, siamo ancora con la Viterbese, però in attacco questo traversone di Perrone e la presa sicura dell'estremo difensore del Teramo all'altezza del dischetto del rigore, e dunque nessun problema finora per la formazione di Stella, che non ha nulla, non ha più nulla da chiedere a questo campione. Ricordiamo che la prima in classifica verrà promossa direttamente in Primavera 2, poi dalla seconda alla quinta verranno disputati i play-off. Ricordiamo che questo campionato è suddiviso in tre gironi, dunque le prime tre formazioni verranno promosse dei tre gironi in Primavera 2, poi ci sarà la lunga estenuante rincorsa finale dei play-off, che dovranno decidere probabilmente la quarta promossa. E dunque anche qui dalla seconda alla quinta play-off, tanto prova Ferramosca, buono il tocco per Fimiani, l'apertura sulla destra dove si fa trovare Ica, che non riesce a raggiungere il pallone, come ho detto, perché il vento spesso allunga le traiettorie rendendole pressoché imprendibili per gli attaccanti in questo caso, e dunque la rimessa dal fondo ancora in favore del Teramo. Manovra ancora la squadra di Stella, che prova a salire sulla destra, l'anticipo di Perrone che mette il pallone in fallo laterale, si fa sentire anche il tecnico del Teramo, intanto vediamo proprio Teramo la rimessa in gioco, pallone indirizzato verso Di Giuseppe, poi provano ancora i biancorossi sulla destra con questa trama offensiva interrotta però dall'intervento da parte di Cannizzaro. Ci sarà rimessa laterale in favore del Teramo quando ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco, sul punteggio di 0-0. Vi ricordiamo campionato Primavera 3, Viterbese Teramo, terz'ultima giornata di campionato che potrebbe sancire la promozione della formazione gialloblu al campionato di Primavera 1. È arrivato anche il presidente della Viterbese intanto a seguire i ragazzi in questa partita. Intanto c'è un calcio di punizione in favore del Teramo. Dimmi Luca, hai qualche notizia? Mi sembrava stessi intervenendo. Dunque, noi proseguiamo la nostra cronaca qui da Rocciglione, dunque sul match che è ancora fermo 0-0. La rimessa di Ferramisco in avanti, poi tocca Ualì che mette in fallo laterale. Ancora Ferramisco, palla in profondità, c'è la spinta da parte di Ica ai danni dell'avversario, ci sarà punizione per la formazione ospite. Molto attento finora Casini nella sua direzione. Teramo che manovra ora nella propria linea difensiva. Poi c'è questo lancio ancora in profondità. È impreciso, la palla dunque viene recuperata dalla formazione di Pesoli. Vediamo ancora Viterbese che però perde ai 20 metri il pallone, poi il rinvio da parte di Pompei. Teramo che prova ancora sulla destra, lancio in profondità, nessun problema per Chicarella che esce e poi mette in moto i propri compagni della difesa con questo lunghissimo lancio che termina in fallo laterale. L'arbitro assegna la rimessa alla Viterbese sull'anticipo del difensore ai danni di Pepe. Poi ancora al Teramo, molto aggressivo in queste battute iniziali, recupera palla però alla fine Perrone,
lo scambio che non si chiude, ripeto, che anche c'è un po' di imprecisione anche per il vento, che anche come in questo caso rende imprendibile il tocco in direzione di Pepe, e allora rimessa in gioco da parte del Teramo. Vediamo Dinisio, poi manovra in direzione di Tirabassi, che è il capitano del Teramo, l'apertura imprecisa sulla sinistra regala una nuova opportunità ai padroni di casa, che riprendono il gioco con questo pallone in aria. Interviene Petrucci e allontana, poi alla fine prova a salire il Teramo sul settore sinistro, ma fa buona copertura Ferramisco, che va a guadagnare la rimessa laterale. Quarto d'ora che se n'è andato, 0-0 ancora il risultato, con pallone che favorisce con un rimpallo in un primo momento Cannizzaro, poi però può venire fuori il Teramo, ma c'è l'ottimo intervento della difesa della Viterbese. Break ancora del Teramo, poi alla fine c'è fallo commesso in attacco da Huali ai danni di Carannante, e allora si ripartirà con una punizione in favore della Viterbese. Teramo che si stava rendendo pericoloso con questa iniziativa sulla sinistra, poi l'azione interrotta da Casini ed ora la punizione che viene battuta da Chicarella, che può approfittare anche del forte vento che soffia alle spalle cercando questa iniziativa, ma la palla va addirittura subito, esce dalla parte opposta del campo e dunque nuova rimessa per il Teramo. 16 minuti di gara dunque, ora 17-0-0 qui al Ginnasi, con la rimessa ancora della formazione di Stella. Vediamo pallone che viene fermato all'altezza quasi della tre quarti, poi alla fine arriva ancora la Viterbese, siamo ai 20 metri con l'azione ancora tentata da Cannizzaro, però respinge la difesa del Teramo, l'intervento di testa da parte di Pompei, poi ancora questo retropassaggio tra le braccia di Chicarella, e allora Viterbese che prova a costruire dalla propria area di rigore. Qui ancora Ferramisco che cerca il lancio in profondità, c'è un fallo di mano, l'arbitro lascia giocare, alla fine c'è questa apertura sulla sinistra che diventa imprendibile per Perrone, e allora ancora Teramo sulla pressione dei gialloblu, che è giudicata però fallosa da Casini. Teramo può soffrire di questo calcio di punizione quando siamo al 19° minuto nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Viterbese e Teramo, con il Teramo che prova a salire sulla sinistra, non tiene la palla in campo però Antonucci, e allora di nuovo gialloblu pronti alla rimessa in gioco con il capitano Ferramisco. Sì, dici Luca. Allora. Semplicemente perché dici arrivano Luca. Notizie da Olbia, dove possiamo anche vedere, sì, questa è la classifica, possiamo vedere dai risultati. La Vispesaro è passata in vantaggio ad Olbia, dunque conduce per 1-0, mentre Gubbio e Lucchese sono ancora ferme sullo 0-0, così come Viterbese Teramo. E in classifica la Viterbese salirebbe a 36 punti, la Vispesaro a questo punto a 32 punti, e in questo momento la Viterbese non può dichiararsi matematicamente vincitrice del campionato. A te la linea. D'accordo, dunque Pesaro sta facendo la sua, vincendo ad Olbia, e dunque deve rispondere ora alla capolista se vuole chiudere i giochi oggi,
Si tratta del secondo match point della formazione giallo-blu, che ne ha avuto uno già nell'ultimo turno di campionato. Poi ci saranno altre due partite a disposizione, ancora due match point la Viterbese, fermo restando che la Vispesaro dovrà vincerle tutte di qui alla fine, sperando nei passi falsi della formazione di Pesoli, che qui è ancora ferma sullo 0-0 in questa partita condizionata dal forte vento che impedisce delle trame accettabili dalle due formazioni. Intanto questo lungo lancio controllato da Natale, che poi si rifugia tra i piedi di Chicarella, che va al rilancio, recupera la difesa del Teramo, poi il tocco di Aromatario, il lancio in profondità, recupera ancora la Viterbese con Natale, sale Aromatario, vediamo l'italo canadese che prova a mettere questo pallone al centro, poi recupera, palla ancora la formazione giallo-blu, il tocco in avanti, non riesce il tentativo di assist di Cannizzaro per Ica e la palla viene recuperata ancora dal Teramo con questa azione impostata sulla destra. Vediamo sale Di Battista, ha davanti a sé Pepe, poi è costretto a ripartire qualche metro più indietro affidando a Dinisio, ancora abruzzesi in possesso di palla. Si fa vedere sulla sinistra Antonucci, prova a liberarsi, poi il tocco a beneficio di Di Giuseppe, ancora prova il Teramo e qui c'è l'intervento di Ferramisco che poi va a subire anche il fallo da parte di Gargini e allora si riparte con il calcio di punizione in favore della Viterbese. Vediamo la lunga battuta di Ferramisco, il tocco in direzione di Cannizzaro, poi recupera ancora Aromatario, cerca compagni ai 20 metri, ancora questo passaggio in aria per Ica, lato corto, ancora Ica, può andare al traversone, ci mette i pugni il portiere che mette in calcio d'angolo e allora ci sarà il primo angolo della partita a favore della formazione giallo-blu. Arriva al 23esimo quando siamo a metà esatta nel corso di questo primo tempo. Vediamo trenino della formazione giallo-blu, pallone che viene allontanato, poi prova il tiro dalla grande distanza, la Viterbese respinge la difesa. Ferramisco, ancora questa lunghissima battuta, colpo di testa, palla che si impenna, alla fine ancora i difensori del Teramo, ma è la Viterbese che ora ha alzato il proprio baricentro di centrocampo. Vediamo, si lotta su questo pallone, alla fine l'arbitro vede un intervento irregolare, forse un fallo di mano, e assegna calcio di punizione al Teramo con la formazione biancorossa che sale sulla sinistra con Cargini, poi alla fine la palla termina in fallo laterale e allora ancora rimessa per la Viterbese che sta faticando in questi primi 24 minuti di gioco. Sta faticando in questi 24 minuti di gioco, ripeto, sia per l'impegno dell'avversario che sta giocando una buonissima partita finora, sia, ripeto, anche per le condizioni ambientali che non favoriscono certo il gioco della squadra di Pesaro. Intanto c'è questo fallo di Ica e allora nuova punizione in favore del Teramo quando siamo al minuto 24. Nel corso del primo tempo sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, ancora Teramo ora che sta manovrando con Dinisio, recupera palla Fimiani, poi la perde Natalia, ancora Fimiani che va a recupero, il tocco per Aromatari, lo scambio con Fimiani, sale sulla sinistra Perrone, cerca l'1-2, poi ancora palla fatta filtrare per Perrone, va in chiusura con scelte di tempo Petrucci
e palla che termina direttamente sul fondo per la rimessa in gioco da parte del Teramo, quando siamo al 25esimo minuto del primo tempo sul punteggio di 0-0. Recupera ancora però la Viterbese, pallone in aria, diventa imprendibile proprio Perica, traiettoria che si allunga e dunque di nuovo Teramo. Recupera però la Viterbese che, ripeto, ora ha alzato la propria linea difensiva all'altezza della tre quarti campo, andando dunque a recuperare diversi palloni. Qui non riesce a tenere però la palla al terreno di gioco è Perrone e dunque ancora rimessa per l'undici di Stella. Ancora biancorossi che provano a salire sulla sinistra con questo lancio in profondità, il controllo da parte di Scotti in lotta con Ferramosca, rimette questo pallone al centro, allontana la difesa, poi alla fine spazza via dalla propria area di rigore Natale, poi vince un contrasto qui a Roma Taglio che poi va a subire il fallo da parte di Petrucci, si riparte con la punizione in favore della Viterbese. Sono 27 nel corso di questo primo tempo. Pomeriggio molto freddo, come abbiamo detto, qui a Ronciglione, caratterizzato dal vento forte che disturba sicuramente le azioni. Intanto prova ancora la Viterbese che va vicinissima al gol con questo traversone davanti alla linea di porta, proprio non riesce a dare il tocco finale Ica, la palla termina sul fondo ed è la prima grossa occasione da parte della formazione gialloblu in questi primi 27 minuti di gara. Veramente ghiotta l'opportunità con questo traversone dal fondo che però ha attraversato l'intera area piccola davanti alla porta biancorossa per terminare poi sul fondo. Ancora Viterbese che sta crescendo, sta cercando di dare continuità alle proprie azioni. Sì, dici Luca. Bene, allora ti interrompo perché c'è stato un 1-2 micidiale ad Olbia da parte della squadra di casa che si è portata prima sul pareggio e subito dopo, un minuto dopo, ha segnato il gol del vantaggio e dunque l'Olbia conduce sulla Vispesaro per 2-1 e con il pareggio 0-0 della Viterbese in questo momento sul Teramo. Possiamo vedere la classifica che la Viterbese è a quota 36 punti, la Vispesaro rimane a 29, quindi per cui in questo momento la Viterbese sarebbe matematicamente promossa nel campionato di Primavera 2. A te la linea. Bene, veramente buone notizie che sono arrivate da Olbia, dunque con l'Olbia che ha ribaltato il risultato nel giro di pochi minuti e dunque la sconfitta della Vispesaro abbinata a questo pareggio promuoverebbe ugualmente la Viterbese al campionato di categoria superiore. Viterbese che però sarebbe sicuramente più tranquilla se riuscisse a trovare il gol del vantaggio. Ora l'uscita dell'estremo difensore del Teramo sulla testa di Cannizzaro che stava per colpire a pochi passi dalla porta, ma Teramo che sta giocando a testa alta questa partita, a viso aperto, attacca ancora sulla sinistra con Cargini, mette dentro questo pallone, c'è una deviazione, la palla rimane in gioco, poi perfeziona il disimpegno carannante con la palla che arriva tra le braccia di Chicarella. Dunque quando siamo alla mezz'ora di gioco della doppia sfida, dunque Viterbese e Teramo sono 0-0, l'Olbia sta conducendo 2-1 sulla Vispesaro in questo momento, quindi la Viterbese avrebbe il campionato in pugno e dunque anche con un eventuale pareggio, ma anche con un eventuale pareggio della Vispesaro avrebbe la vittoria matematica del campionato. Dunque Teramo che prova a salire ancora sulla destra
palla che termina fuori, ci sarà la rimessa in gioco già effettuata con una Roma Taglio che cerca ancora la fascia sinistra, palla nella zona di Ica, vediamo l'ultimo tocco di un difensore, qui si arrabbia un po' il centravanti della Viterbese, non trova nessun compagno per riprendere il gioco, allora arriva dalle retrovie Perrone, pronto a indirizzare nella zona di Aromatari. Ancora Perrone, cerca di andare sul fondo, viene chiuso molto bene qui dall'intervento di Dinisio che guadagna la rimessa dal fondo. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco, dunque Viterbese e Teramo sono sullo 0-0. Sull'altro campo in terra isolana l'Olbia sta conducendo per 2-1 nei confronti della Vispesaro e dunque Viterbese che porta in questo momento a 7 i punti di vantaggio sulla Vispesaro a 2 giornate dalla fine del campionato. Teramo che prova di nuovo a condurre questa azione offensiva ancora con Liberati inseguito da due avversari, poi alla fine interviene Perrone, Viterbese che ora manovra con calma, c'è la solita battuta in profondità nella zona di Cannizzaro anticipato ancora dal capitano Tirabassi che mette in fallo laterale e dunque nuova rimessa per la formazione giallo-blu. Vediamo ancora Teramo che può manovrare sulla tre quarti campo. La pressione da parte di Viviani che ruba un ottimo pallone, poi però non riesce a perfezionare il tocco in avanti. Allora prova di nuovo sulla destra, la squadra di Pesoli, arriva velocissimo Ferramisco che mette in aria, ma pallone che diventa imprendibile, esce addirittura dalla parte opposta del campo per la rimessa laterale affidata di Battista. 32 di gioco, 0-0 ancora. Teramo che va alla ripresa del gioco, Viterbese alla caccia del pallone, ma viene fuori la formazione abruzzese con questa ottima iniziativa sulla destra da parte di Liberati, poi ancora palla in possesso del Teramo, prova ad entrare in area e alla fine c'è l'intervento decisivo di Pompei che riesce a fermare il tentativo degli abruzzesi e la Viterbese che riparte dal proprio portiere che si affida a Ferramisco, qualche passo per il capitano che poi trova sulla propria destra Cannizzaro, ancora Viterbese che riparte dalla propria tre quarti con questa lunga battuta in avanti, palla che sfila, arriva nella zona di Ica, preso in consegna da Petrucci, ancora al centravanti, punta Petrucci, bella l'azione, mette in aria e poi a due passi dalla porta ancora l'intervento decisivo dei difensori. Qui bella azione di Ica che si è liberato con un bel doppio passo dell'avversario e ci sarà il secondo angolo per la Viterbese quando siamo al 34esimo minuto di gara sul punteggio di 0-0, ma Viterbese vicina due volte al gol negli ultimi minuti. Prima con traversone dalla destra che non è stato corretto a due passi dalla porta dagli attaccanti ed ora con questa bella iniziativa di Ica che ha messo in mezzo difensore che ha salvato proprio ad un passo dalla linea. Secondo corner, pallone che spiove, allontana ancora la difesa del Teramo. Corre Perrone, perde il contrasto ma guadagna la rimessa laterale. Teramo che finora ha giocato una mezz'ora sicuramente ad alto livello contro la capolista concedendo poco, solo un paio di occasioni per la squadra di Pesoli che ora prova ancora a salire. Siamo sulla tre quarti campo, alla fine vediamo che c'è una serie di batti e ribatti, la rimessa sarà ancora per i biancorossi che riescono dunque ad alleggerire la pressione. Sale intanto altissimo il vento qui alla Ginnasi, rimessa per il Teramo, prova sulla destra Pepe, scusate Oualì, poi recupera ancora la Viterbese, prova a dare respiro alla propria manovra, palla che arriva
fuori l'area di rigore, Ferramisco. L'ultimo tocco è del capitano giallo-blu e rimessa per il Teramo ai 20 metri, palla recuperata dalla Viterbese, poi c'è il fallo ai danni di Cannizzaro, dunque nuova punizione per il giallo-blu. 35 minuti nel corso di questo primo tempo, ancora 0-0. E punizione affidata a Natale. 2-3 maglie giallo-blu al limite dell'area, ribatte ancora la difesa, poi palla che viene tenuta in gioco dai biancorossi, che vanno a guadagnare la rimessa laterale all'altezza dei 25 metri della propria metà campo. Teramo ancora che manovra con questo appoggio. 16 Ruga. Stati parziali per quanto riguarda questa 16ª giornata del campionato primavera. Gubbio Lucchese 0-0, Olbia Vispesaro 2-1 e Viterbese Teramo 0-0. Tra poco comincerà anche l'altra, Imolese Grosseto. Si sta giocando anche per i nostri telespettatori, si sta giocando comunque in Serie C la 29ª giornata, oggi gioca il girone C. E questi sono i tre risultati delle quattro partite che si sarebbero dovuti cominciare alle 14:30. Juve Stabia Monopoli 0-0, cominciata alle 14. Avellino Catania invece è stata posticipata. Poi Catania Turris 1-1 e il Monterosi sta pareggiando con il Picerno 0-0 qui a Viterbo. A te la linea. Sì, grazie. Qui siamo giunti al ginnasio al 37esimo minuto nel corso di questo primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Ci ha provato ancora la Viterbese poco fa con un tiro dalla distanza, ora ancora la formazione giallo-blu con questo pallone rimesso verso la porta, ma quando ormai aveva varcato la linea di fondo, però da qualche minuto la squadra di Pesoli è riuscita a rendersi maggiormente insidiosa nei paraggi della porta teramana. Poco fa un altro tiro dal limite molto, molto violento è stato respinto dai difensori del Teramo. Intanto pallone sulla tre quarti, mette a terra ancora la squadra di casa con Cannizzaro che viene toccato da Cargini e dunque ci sarà calcio di punizione ancora per la Viterbese. Dalla tre quarti di campo con Ferramosca che cerca l'appoggio sulla destra di Cannizzaro, trattenuto ancora da Cargini e nuovo calcio di punizione. È numero 7 del Teramo che viene ripreso dal direttore di gara per il secondo fallo consecutivo nel giro di pochi secondi. Si ripartirà dunque con la punizione ancora per la Viterbese affidata a Ferramisco. Questa volta sono sicuramente più numerose le maglie gialle nell'area di rigore avversaria. Vediamo la battuta del capitano, tocca un difensore, c'è il terzo corner per la Viterbese, 3-0 finora gli angoli quando siamo alla 39esimo, 6 minuti all'intervallo, ma Viterbese che non riesce a sbloccare il risultato qui al Valerio Ginnasi di Ronciglione. Ancora giallo-blu dalla bandierina, grande movimento davanti alla porta del Teramo, pallone che spiove sul secondo palo, c'è ancora l'intervento dei difensori e nuovo angolo questa volta dalla parte opposta, ancora per la Viterbese che prova a chiudere in avanti questa prima frazione di gara. Ancora dalla bandierina la formazione di Pesoli, mucchio davanti alla porta, parte ancora la traiettoria che va lunghissima, addirittura in fallo laterale dalla parte opposta. Ripeto, secondo me molti errori sono condizionati anche dal forte vento che spira sul terreno di gioco. Rimessa effettuata.
poi la palla termina in fallo laterale, nuova rimessa in favore del Teramo. Vediamo sul settore destro, prova ad alleggerire la pressione, la formazione di Stella, lo fa molto bene con Liberati. Poi pallone che arriva sulla tre quarti sinistra in direzione di Gargini, si libera anche Gargini. Poi pallone che arriva al limite e qui c'è il fallo commesso da Pompei. E allora sì, l'arbitro assegna questo calcio di punizione al Teramo. Quando siamo ormai a poco meno di 5 minuti dall'intervallo, ancora 0-0. Partita che non si sblocca, ma dobbiamo dire che la Viterbese ha avuto due grandi opportunità per passare in vantaggio in questo primo tempo. Ora però il Teramo ha da soffrire di questo calcio di punizione dai 25 metri. Vediamo, sul pallone si è portato Dinisio, c'è anche Liberati, ma potrebbe essere il numero 8 del Teramo a cercare la battuta verso la porta di Chicarella. Tutto è pronto dunque, con la barriera predisposta dall'estremo difensore della Viterbese. Dinisio pronto alla battuta, c'è anche Liberati con il sinistro, ma dovrebbe essere proprio il numero 8 a cercare la conclusione verso la porta della Viterbese. Finalmente si può riprendere il gioco, vediamo che c'è il fischio dell'arbitro, parte proprio Dinisio, c'è una deviazione, il portiere riesce ad evitare anche il calcio d'angolo, poi va questo lungo rinvio respinto dalla difesa, non controllato da Pepe, che però riesce ad alleggerire verso Perrone. Poi ancora il tocco per il terzino gialloblu, va sul fondo, effettua questo buon traversone, esce il portiere del Teramo proprio sulla testa di Ica a togliergli il pallone e dunque sfuma anche questa occasione per la Viterbese. Arrivata al 42esimo di gioco, Teramo pronto ad andare al rinvio, questa volta non c'è il vento che frena la traiettoria, però riesce a respingere la difesa della Viterbese. Però Teramo ancora attivo sul settore sinistro, qui prova a salire a Romatario, il tocco in direzione di Cannizzaro che prova ad entrare, viene affrontato dall'avversario e ci sarà cartellino giallo, prima ammonizione della partita per il fallo commesso ai danni di Cannizzaro e punizione in favore della Viterbese. Sembra fallo commesso da Dinisio e dunque primo ammonito del match, esattamente al 43esimo di gioco, e nuovo calcio di punizione in favore della squadra di casa, quando ormai siamo a 2 minuti dall'intervallo, 120 secondi da giocare, poi tutti a prendere un tè caldo in questo gelido pomeriggio qui sui Monti Cimini. Punizione affidata a Ferramisco. Sono tante le maglie gialle davanti alla porta del Teramo. Questa è una buona opportunità per la Viterbese. Dunque pronta la battuta del capitano, la palla che spiove, c'è colpo di testa però toccato da un difensore del Teramo. E allora quinto calcio d'angolo, 5-0 di corner, quando siamo a 44 nel corso di questo primo tempo. Vediamo dalla bandierina ancora la palla che spiove, esce il portiere e allora nuovo angolo, si allunga la serie, 6-0 di corner. Ancora tutti davanti alla porta del Teramo, ancora palla che spiove, allontana il portiere, poi c'è questa rovesciata e c'è il gol della Viterbese. Però vediamo l'arbitro ha alzato il braccio, si tratta di fuori gioco segnalato dal primo assistente che è Leonetti di Viterbo.
è arrivato il gol proprio in finale di tempo al 45esimo, ma c'era la bandierina alzata e dunque annullato il gol per fuorigioco. Viterbese che era riuscita a far saltare il bunker difensivo del Teramo con il colpo di testa, mi sembra, di Ica. Gol annullato però per il fuorigioco segnalato dal primo assistente. 45 minuti, non so, ci sarà un minuto di recupero. Un minuto di recupero. Intanto prova a salire il Teramo con questa azione sulla sinistra. Tocca Fimiani, palla che termina in fallo laterale e nuova rimessa in favore del Teramo quando mancano 30 secondi. Ancora vediamo, ruba palla la Viterbese, ma è uscita e allora ci sarà la rimessa ancora per il Teramo. Ormai siamo nelle battute finali di questo primo tempo, dunque vediamo che la squadra teramana prova a chiudere in avanti, ma arriva anche il fischio del direttore di gara. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 proprio in finale di tempo al 45esimo. È stato annullato il gol del vantaggio alla Viterbese per fuorigioco, così perlomeno ha segnalato il primo assistente Leonetti di Viterbo, e si rimane sullo 0-0 però anche in virtù del risultato che arriva da Olbia, dove la squadra di casa è in vantaggio sulla Vispesero per 2-1. In questo momento la Viterbese sarebbe promossa e vincitrice di questo campionato. Bene, noi ci fermiamo qui per il momento dal Valerio Ginnasi e vorrei girare la linea a questo punto allo studio, a Luca, per sentire un po' le ultime e poi parleremo anche della prima squadra nel corso di questo intervallo. Assolutamente sì, dicevamo Claudio, dove si sono terminati anche i primi tempi negli altri campi per quanto riguarda il campionato primavera Under 19, dunque questi risultati: Gubbio Lucchese 0-0, Olbia Vispesoro 2-1, Viterbese Teramo 0-0. La classifica, quello che ci interessa più da vicino, è vedere la Viterbese che con questo pareggio sale a quota 36, ma la Vispesaro, perdendo ad Olbia, rimane al momento, alla fine del primo tempo, a quota 29, e dunque la Viterbese chiude la prima frazione di gioco con la promozione in tasca. Poi ci sarà tutto il secondo tempo per vedere che cosa succede sia a Ronciglione, dove stanno giocando Viterbese e Teramo, e sia ad Olbia, dove stanno giocando Olbia Vispesaro. Ovviamente tutti gli altri risultati sono di contorno. Si sta giocando anche il campionato di Serie C e il girone C, dove sta giocando anche il Monterosi. Siamo nel secondo tempo a Castellammare di Stabia, dove il Monopoli è in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. Come possiamo vedere dal tabellino, Avellino-Catania è stata posticipata causa tanta neve sul campo dell'Avellino e non si è potuto giocare. A Campobasso la Turris è in vantaggio 2-1 sul Campobasso, mentre Monterosi e Picerno hanno chiuso la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0. Tra poco parleremo ovviamente sia di questa giornata del Monterosi sia della prossima, cioè domani, della Viterbese a Siena con Claudio Petricca, ma adesso la linea può tornare alla regia per un po' di consigli pubblicitari.
Laboratori Brasini Beauty Experience hanno sviluppato una linea cosmetica con un alto profilo scientifico basata sulla ricerca dell'invecchiamento cutaneo e la rigenerazione cellulare della nostra pelle. Grazie alla continua ricerca dei nostri laboratori siamo riusciti a creare dei trattamenti quotidiani d'eccellenza sicuri ed efficaci, formulati per tutti i tipi di pelle. I nostri prodotti sono specifici per trattare viso e corpo, agiscono su rughe, idratazione e gli inestetismi della cellulite. Antenna DSL è una grande rete wireless a banda larga che arriva subito direttamente dove vuoi tu. Un modo nuovo di accedere ad internet, dal tuo ufficio o dalla tua abitazione. Senza cavi e tramite onde radio, offre una connessione sempre veloce, costante e affidabile. Scopri sul nostro sito la proposta più adatta alle tue esigenze. E buona connessione con Antenna DSL. Signora! Lo vuole un bellissimo regalo? Sì! E allora mi segua! Ma dove? Ma come ma dove? Da Orsolini, siamo da Orsolini! Mi ha detto ma dove? Signora mia, Orsolini! Orsolini compie 140 anni! Per celebrare l'evento abbiamo un regalo per te! Un buon acquisto di 500 euro valido su bagni, pavimenti e cucine. Prenota un appuntamento su orsolini.it. Mi raccomando, non fate tardi, non sappiamo riconoscere! Orsolini, 140 anni di cultura della casa! C'è sempre una ragione in più per fare la spesa nei supermercati Sigma. Prodotti di qualità, prezzi vantaggiosi e la possibilità di trovare aperto fino a mezzanotte. Sigma, i supermercati dei tifosi gialloblu. Questo programma è offerto da... Soluzioni immobiliari di Piero Camilli. Compravendita e locazioni immobiliari a Grotte di Castro in via Roma 100. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Farmacia Caprio e Rossi, salute e benessere al vostro servizio. La farmacia col cuore giallo-blu che si prende cura di voi. A Viterbo, via Madre Teresa di Calcutta, zona Santa Lucia, vicino Obi. La nostra passione giallo-blu. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Luca Mognini, rappresentanza CPA Piscine, con una rete di professionisti su tutto il territorio. Tuffarsi in un sogno non è mai stato così facile. Prova a chiederci come realizzarlo. Gesa Impianti a Viterbo, per la realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del vostro impianto elettrico. Pasticceria Gelateria Polozzi, a Viterbo, Piazza della Rocca. Il piacere del palato. Il piacere della mente. Diretta Sport. E allora eccoci rientrati di nuovo in diretta. Dunque stavamo dicendo, prima parlavo senza aver aperto l'audio e me ne scuso con voi telespettatori, stavamo dicendo che la Viterbese ha chiuso i primi 45 minuti di gioco a Ronciglione in quella che potrebbe, e incrociamo tutti le dita, potrebbe essere la partita della promozione dei gialloblu nel prossimo campionato di Primavera 2 con i meccanismi che prima ha detto Claudio Petricca in corso di cronaca. Ovviamente al risultato della Viterbese, in questo caso 0-0, ma lo andiamo esattamente a vedere, risultato del 0-0 della Viterbese, fa il paio la momentanea e temporanea sconfitta della Vispesaro ad Olbia, e con questo risultato la Viterbese in questo momento è automaticamente promossa, avendo 6 lunghezze di vantaggio sulla Vispesaro, in questo caso 7. Dunque i risultati sono: Gubbio Lucchese 0-0, Olbia Vispesaro 2-1, Viterbese Teramo 0-0 alla fine del primo tempo. È cominciata da poco, siamo quasi al venticinquesimo del primo tempo, Imolese Grosseto 0-0. Ricordo che tutte le partite sono cominciate con 5 minuti di ritardo per protestare contro questa sanguinosa guerra
tra Russia e Ucraina, che però ci vede purtroppo tutti da vicino, non solo a noi purtroppo, ma purtroppo per le tante vite umane che in questo momento sono in pericolo oppure sono state perse per una assurda guerra. La classifica dopo il primo tempo per quanto riguarda la primavera, Under 19, Viterbese 36 punti, Vispesaro 29, Olbia 23, Imolese 17, Lucchese 16, Gubbio 15, Grosseto 14, Teramo 12, Fermana 11, la Fermana che oggi riposa. Si sta giocando anche in Serie C con la 29esima giornata per quanto riguarda il girone C. Quattro sono le partite delle 14:30, ma se ne stanno disputando solamente tre perché Avellino-Catania è stata posticipata a causa neve. Attualmente Juve-Stabia-Monopoli 0-1, Campobasso-Turris 1-2, Monterosi-Picerno 0-0 e siamo anche qui nell'intervallo che seguiremo nel secondo tempo anche l'evolversi della partita all'Enrico Rocchi. Allora entriamo, Claudio, in diretta per quanto riguarda... Prego. Volevo solo segnalare che ad Olbia, l'Olbia ha firmato la terza rete... sempre con Erbi, quindi all'intervallo il risultato è Olbia 3, Vispesaro 1, era passato in vantaggio la Vis con Fraternale, poi l'Olbia ha ribaltato la partita con Dieni e doppietta di Erbi. Quindi alla Vispesaro serviranno tre reti per cercare di prolungare la sua speranza di acciuffare la Viterbese, perché con due reti andrebbe sul 3-3 e rimarrebbe comunque dietro, dovesse terminare qui sullo 0-0, comunque alla formazione giallo-blu. Dunque 3-1 per l'Olbia quando siamo nell'intervallo di questo campionato. Oh, tra l'altro c'è da dire anche che c'è da tener conto anche che delle altre squadre impegnate nella lotta per i playoff, perché dalla Vispesaro alla Lucchese sono squadre che poi giocheranno la seconda fase di questo campionato per i playoff che dovranno designare poi alla fine l'ultima promossa in Primavera 2. Al momento la Vispesaro è al secondo posto, l'Olbia al terzo, l'Imolese al quarto, la Lucchese al quinto, quindi Olbia che con questa eventuale vittoria si metterebbe al sicuro del terzo posto che le consentirebbe di giocare in casa il primo turno di playoff. Comunque Viterbese in questo momento ha 7 punti di vantaggio sulla Vispesaro. A te. Dunque, Claudio, questa Viterbese che domani affronta il Siena in trasferta in quella che è una difficilissima trasferta in terra toscana, certo obbligo vincere perché da qui fino alla fine del campionato ogni partita può valere veramente una stagione. Che partita sarà domani e che partita ti aspetti? Ma indubbiamente è una partita difficilissima. Il Siena ha una rosa di grandissima qualità, è arrivato Ardemagna a gennaio ad affiancare Paloschi sul fronte offensivo e ci sono giocatori veramente molto importanti. È un Siena però con un andamento molto altalenante, no? Una squadra che finora in casa riesce a vincerle tutte ma non riesce poi a dare continuità in trasferta. Io ho visto l'ultima gara che ha giocato il Siena a Carrara, dove nonostante il vantaggio iniziale di Caccavello la Carrarese poi ha ribaltato il punteggio finendo sul 3-1. È una partita difficilissima, però tu mi insegni che questa Viterbese con le formazioni di alta classifica riesce sempre a dare il meglio di se stessa e soprattutto in trasferta, quando è un po' chiamata ad agire di rimessa, a dare il meglio sul fronte tattico. È una partita fondamentale perché non dovesse arrivare il risultato positivo, si complicherebbe terribilmente la corsa verso la salvezza diretta che in questo momento è a 4 punti dai gialloblu, mancheranno solo poi 9 giornate, 27 punti a disposizione, dunque non venire fuori almeno con un pareggio dal Franchi di Siena
renderebbe tutto più difficile questo finale di stagione, anche se l'obiettivo è raggiungerlo in qualsiasi modo, certo direttamente sarebbe meglio evitando l'agonia dei play-out oppure con gli spareggi finali di campionato. L'importante è comunque giocarsela fino in fondo e questa è una squadra che ha dimostrato di potersela giocare seppur tra alti e bassi, perché abbiamo visto una bellissima Viterbese al cospetto della capolista Modena cedere solo negli ultimi secondi sul rigore e poi non ripetersi con l'Olbia, che è una squadra decisamente maggiormente la sua portata, dove non è andata oltre lo 0-0, sì, costruendo diverse occasioni da gol, anche clamorose, ma rischiando anche a sua volta di venire trafitta dalla formazione di Canzi. Dunque sono 10 finali che ci aspettano, domani sarà una partita difficile, l'Olbia è in lotta per i play-off, vuole riscattare lo scivolone di Carrara contro l'11 di Natale e dunque aspettiamoci una partita difficile. Sarà molto importante l'approccio a questa gara. La Viterbese finora ha avuto un ottimo approccio nelle due vittorie esterne, quella di Imola e quella di Pesaro, anche a Grosseto ha sofferto la fase iniziale contro un arrembante Grosseto per venire fuori la distanza. Sarà importante vedere come saranno i primi momenti della partita. La nota positiva è che sembra abbia recuperato Martinelli, quindi Punzi potrà avere a disposizione la difesa titolare, rientra D'Ambrosio della squalifica, dunque D'Ambrosio, Ricci, Martinelli, poi davanti ci sarà l'intoccabile Volpicelli in questo momento, che sarà affiancato o da Bianchimano o da Polidori, poi ampia scelta a centrocampo. Intanto qui sta iniziando il secondo tempo, quindi noi andiamo con la cronaca, se sei d'accordo, della partita che ci vede sullo 0-0. Ma voglio anche ricordare che grazie al 3-1 dell'Olbia sulla Vispesero in questo momento la Viterbese è virtualmente promossa al campionato di Primavera 2. E qui la partita è ripresa dunque con il primo affondo proprio della formazione di Pesoli. Non ci sono state sostituzioni nel corso di questo intervallo, dunque squadra in campo con gli stessi 11 dei primi 45 minuti di gioco. Vi voglio anche ricordare che in classifica il Teramo è al penultimo posto con 12 punti e dunque non ha praticamente più nulla da chiedere a questo campionato se non chiudere con una dignitosa prestazione la propria stagione del campionato Primavera. Si gioca sul punteggio di 0-0 qui alla Ginnasi di Ronciglione, Viterbese che vuole comunque vincere per chiudere in bellezza il proprio campionato, ma soprattutto per non attendere poi notizie da Olbia, che sono comunque al momento sicuramente positive. Vuole conquistarsi la sua vittoria sul campo e sta cercando di farlo subito in questo avvio di ripresa. Vediamo intanto questo alleggerimento nelle retrovie con il rilancio di Chicarella, poi Ica cerca il lancio in profondità troppo accentrato per l'inserimento di Pepe e allora vediamo Teramo che subito fa i conti con il vento che allunga questa traiettoria che fa terminare il pallone in fallo laterale. Paradossalmente possiamo dire che giocare con il vento contrario è un po' una nota positiva, perché quantomeno non ti altera i passaggi, soprattutto quelli in profondità. Intanto qui questo traversone in area da parte di Ferramisco viene liberato dai difensori del Teramo che poi salgono sulla destra con Liberati, poi il tocco per Di Battista, ancora il terzino ora stretto fra quattro avversari, va a guadagnarsi comunque un calcio di punizione quando siamo al terzo minuto della ripresa. Calcio di punizione dalla tre quarti sinistro della difesa giallo-blu, due in barriera, punizione affidata a Dinisio che ha avuto un'opportunità nel primo tempo ma la sua battuta è terminata sulla barriera della Viterbese. Ancora Dinisio che tra l'altro è l'unico ammonito del match, poi palla che piove in aria e va direttamente a fondo campo
per la rimessa in gioco da parte della Viterbese. Intanto si stanno riscaldando diversi giocatori, quasi tutta la panchina, anzi tutta la panchina del Teramo, e due ragazzi della Viterbese pronti probabilmente a breve ad entrare sul terreno di gioco. Rimessa da parte di Chicarella, si gioca il quarto minuto del secondo tempo. Al Valerio Ginnasi è 0-0 tra Viterbese e Teramo. C'è da fare i conti su questo rinvio sul vento, portiere che sta aspettando, che pallone che si ferma addirittura sulla tre quarti, poi in qualche modo vediamo, viene recuperato da Liberati che va a subire il fallo. E allora si riparte ancora con il calcio di punizione in favore del Teramo. Vediamo ancora Dinisio sul punto di battuta, però viene fatto ripetere il calcio di punizione. E allora ancora il numero 8 del Teramo. Poi pallone indirizzato nella zona di Petrucci, che però alla fine allarga troppo la sua apertura sulla destra. Allora si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Viterbese con il Teramo che ruba palla, poi vediamo, va a guadagnare il primo calcio d'angolo della partita. Gli angoli sono 6-1 per la Viterbese, il punteggio è 0-0, l'unità di gara sono 5 nel corso del secondo tempo. Pallone che spiove sul primo palo, allontanato, poi alla fine messo in fallo laterale, e dunque ancora Teramo che si mantiene nella metà campo della formazione di Pesoli, con la rimessa ancora sulla zona offensiva. Teramo che prova a costruire questa azione, alla fine ancora c'è la pressione dei difensori gialloblu che vengono fuori, poi c'è l'anticipo però sulla tre quarti campo da parte di Cargini, rimessa per la Viterbese. Dobbiamo dare merito ed atto alla formazione del Teramo, nonostante una classifica difficile, la squadra non ha praticamente più nulla da chiedere in questo campionato, di impegnare fino a fondo la capolista che si sta giocando oggi il secondo match point di questo campionato dopo quello di sabato scorso. Intanto vediamo, prova a salire a Romatario che viene messo a terra qui da Di Giuseppe. Ci sarà calcio di punizione in favore della Viterbese, affidato a Natale. Pallone indirizzato verso i 16 metri, poi alla fine ancora palla sulla sinistra e c'è calcio d'angolo, l'intervento decisivo qui di Di Battista per il settimo calcio d'angolo in favore della Viterbese. Di Battista che è riuscito ad anticipare proprio nel momento decisivo Pepe che stava andando al tiro. Ancora gialloblu per il settimo angolo, dunque pallone che spiove, allontana la difesa, poi arriva ancora Natale, riesce a smistare sul settore destro, alla fine vediamo, vince un rimpallo Carannante, prova a mettere dentro e allontana con difficoltà la retroguardia del Teramo. Viterbese che è partita a testa bassa in questo avvio di ripresa, pallone al limite, però allontana ancora il Teramo che ora prova a salire, ma è già posizionata la retroguardia gialloblu. Poi c'è l'ottimo intervento ancora da parte di Pompei che elegantemente riesce a smissare ai suoi compagni che però perdono palla, poi ancora una serie di rimpalli che favoriscono il Teramo e poi c'è il fallo per il calcio di punizione in favore della formazione ospite.
ottavo della ripresa, ancora 0-0 il risultato, 3-1 ad Olbia per la formazione dei bianchi nei confronti della Vispesaro, e Viterbese a più 7 in questo momento nei confronti della seconda in classifica. Punizione per il Teramo. Prendono posizione i difensori della formazione di Pesoli. Pallone che spiove verso la porta di Picarella, che con presa sicura, pronto a rimettere in gioco i propri compagni di squadra. Sale sulla destra Natale, poi palla per Ferramosca, Garamisco, ancora sale la formazione gialloblu. Carannante, il tocco in avanti verso Pepe, che riesce a toccare per Ica, ancora Ica, prova l'azione sulla sinistra, poi si libera dall'avversario che lo tocca sul piede d'appoggio, fallo commesso da Petrucci e calcio di punizione in favore dei padroni di casa, quando siamo giunti al decimo minuto della ripresa sul punteggio di 0-0. Pronto alla battuta Natale, ed ora sono tante le maglie gialle che vanno ad intasare l'area di rigore del Teramo, che porta tutti e 10 i propri giocatori di movimento in area di rigore. Pronto alla battuta Natale, con lo sguardo in aria, attenzione al vento, perché è ora arrivata una folata molto forte che potrebbe deviare la traiettoria di questo calcio di punizione. Natale pronto alla battuta, dunque vediamo, sono tanti movimenti, la palla che spiove, poi c'è questa rovesciata, la parata del portiere del Teramo, che riesce a salvarsi da questa conclusione esattamente al decimo minuto del secondo tempo. Prova a salire il Teramo sulla sinistra, ma come è accaduto per la Viterbese nel primo tempo, rilancio imprendibile. Intanto sono pronti i primi due cambi di questa partita, pronti ad entrare col numero 18 Carboni e col numero 20 D'Amore. Fuori Miani e Pepe, il tutto all'undicesimo del secondo tempo. Dunque doppio cambio operato da Pesoli, con la Viterbese che stava accelerando. Sì, dimmi Luca. Sono sul punteggio di 0-0 e Imolese e Grosseto, cominciata con mezz'ora di ritardo, sono ferme sullo 0-0. In virtù di questo c'è questa classifica che vede la Viterbese, come hai detto poc'anzi, a più 7 sulla Vispesaro, in funzione dei due risultati attuali sui due campi di gioco. Intanto per quanto riguarda la Serie C, Juve Stabia Monopoli 0-1, a Campobasso Turris, il primo tempo è finito sul punteggio di 2-1 per la Turris, ma ancora dopo l'intervallo ancora non sono scese in campo le squadre. Poi vi spiegheremo ovviamente le motivazioni e che cosa succederà a Campobasso. Il Monterosi intanto a Viterbo sta pareggiando 0-0 con il Picerno. La linea può tornare a te. Sì, dove prova ad attaccare la Viterbese, ma c'è la retroguardia del Teramo che riesce a disimpegnarsi con questo lancio in avanti, poi il lungo pallone in profondità che arriva, aiutato anche dal vento, tra le braccia di Chicarella. E, ripeto, paradossalmente quando c'è questo vento così forte, averlo alle spalle non sempre è un bene, perché le traiettorie sono decisamente prolungate. Ora prova ancora la formazione gialloblu, con questo tentativo sulla sinistra da parte di Ica. C'è la difesa che triplica e va a mettere in angolo per l'ottavo tiro dalla bandierina, 8-1 i calci d'angolo. Vediamo che salgono di nuovo i giocatori della
della Viterbese. Dalla bandierina, palla che spiove davanti alla porta, nessuno riesce ad arrivare su questo bel traversone da parte di Carboni e la palla si perde al lato dalla parte opposta del campo. 14esimo di gioco, ma finché va avanti così anche ad Olbia va benissimo, l'obiettivo è raggiungere poi il traguardo finale che è la vittoria finale in campionato, che può arrivare anche addirittura con un pareggio, come abbiamo detto, però la Viterbese vuole chiudere il discorso con le proprie forze, e cioè vincendo questa partita con il Teramo. Viterbese che attacca ora con Aromatario, palla messa in aria per questa conclusione imprecisa, ancora ottima opportunità sui piedi di Cannizzaro, che non ha trovato però i pali della porta del Teramo, e allora rimessa in gioco per la formazione di Stella, quarto d'ora della ripresa, ancora 0-0. Teramo che prova a rilanciare in avanti, arriva Ferramisco nella zona di Cannizzaro, anticipato, poi ancora palla recuperata da Carboni, smissa su Natale, poi ancora Cannizzaro, selva di avversari, vince un rimpallo, poi alla fine l'ultimo è favorevole ai difensori del Teramo che provano a salire, ma c'è l'ottimo anticipo ancora elegante da parte di Pompei. Palla sul settore destro, ancora Viterbese che prova ad attaccare, ma Teramo che ora cerca di alleggerire la pressione con questa iniziativa da parte di Scotti, che va comunque a guadagnare una rimessa laterale, e Teramo che può respirare dopo un periodo di assedio della formazione gialloblu. Arriva per la rimessa in gioco Antonucci, intanto se n'è andato il quarto d'ora del secondo tempo e squadre ancora ferme sul punteggio di 0-0. Recupera palla ancora la Viterbese, poi Aromatario viene spinto, guadagna calcio di punizione proprio davanti alla propria area di rigore, punizione della quale se ne incaricherà Natale, pronto alla battuta, vediamo il centrale che affida poi ancora su Carannante, autore di un'ottima azione poco fa. Ancora Carannante, palla smistata sul settore destro dove sale ora Carboni, poi palla ancora per Ferramisco, siamo sul lato corto, in qualche modo riesce però a recuperare Antonucci, sul quale torna di nuovo Ferramisco che mette in fallo laterale. C'è il primo cambio anche nel Teramo, quando siamo al 16esimo minuto della ripresa, fuori Uali ed entra numero 15 che è Galassi. Primo cambio anche operato dal Teramo, minuti di gara sono 17 nel secondo tempo, 0-0. Viterbese che non riesce a trovare la via del gol, però ripetiamo, questo pareggio, questo punto sommato alla momentanea sconfitta della Vispesaro sul campo dell'Olbia, fa addirittura aumentare il vantaggio della Viterbese a 7 punti nei confronti della Vispesaro. Intanto pallone in profondità, troppo lungo per il tentativo di Carbone. E allora Teramo che con calma può andare al recupero del pallone con questo lungo rilancio ancora sulla metà campo della Viterbese. Colpo di testa, palla che si penna, rimane lì, poi alla fine c'è l'intervento di Pompei, Ferramisco che riesce a rilanciare in avanti nella zona di Cannizzaro che ha un ottimo controllo, ma viene messo giù dal nuovo entrato. Ancora punizione dunque per la Viterbese che prova sulla destra, impreciso questo tocco al centro, prova allora ancora il Teramo, ma c'è l'anticipo da parte di Ferramisco, il tocco verso Cannizzaro viene deviato in fallo laterale, si ripartirà con una rimessa in gioco
indirizzata nella zona di Cannizzaro, poi Antonucci riesce ad evitare anche il fallo laterale e nuova rimessa per il Teramo, mentre si alza di tanto in tanto, come sentite, un vento fortissimo qui sulle tribune del Ginnasi. 19 minuti del secondo tempo, 0-0, Teramo che prova a salire, recupera palla la Viterbese, poi Ica, ancora siamo al limite, serie di rimpalli, allontana il Teramo, qui non riesce ad agganciare Perrone, però alimenta l'azione ancora Carannante che vince un rimpallo, poi cerca questo pallone in aria che arriva però tra le braccia dell'estremo difensore del Teramo, pronto ad andare al rinvio, e di nuovo pallone lunghissimo che arriva direttamente tra le braccia di Chigarella, ripeto, traiettorie imprendibili, prova la Viterbese sulla destra, però c'è il tocco impreciso di Ica, allora nuova rimessa in gioco, mentre è pronto un altro cambio nelle file della formazione giallo-blu, pronto ad entrare il numero 23 Modugno al posto di, siamo esattamente al 20° minuto, dentro Modugno, vediamo che giocatore dovrà lasciare il campo. Sì, dimmi. Claudio, sì. Allora, i risultati aggiornati sono i seguenti, non è cambiato nulla: Gubbio Lucchese 0-0, Olbia Vispesaro 3-1, Viterbese Teramo 0-0, Imolese Grosseto 0-0. Per quanto riguarda invece il girone C della Serie C, Juve Stabia Monopoli 0-1, Campobasso Turris 1-2, il secondo tempo è cominciato con un quarto d'ora di ritardo, e Monterosi Picerno 0-0. La linea può andare a Ronciglione. Qui siamo giunti al 21° minuto della ripresa, ancora 0-0 risultato tra Viterbese e Teramo in quella che potrebbe essere la giornata decisiva per la promozione nella categoria superiore di questa squadra primavera. Intanto pallone in aria, anche qui prolungato dal vento, è inutile il tentativo di Scotti. Viterbese che prova di nuovo a salire, ancora questo lancio in profondità che però si perde a lato, e dunque nuova rimessa, nuova ripresa da parte dei ragazzi di Stella, che stanno giocando a viso aperto nonostante la loro classifica sicuramente non sia delle migliori. Ricordiamo, Teramo occupa il penultimo posto in classifica di questo girone, di questo mini girone, girone B del campionato di Primavera 3. Intanto c'è ancora la rimessa affidata a Ferramisco, poi ancora Teramo che prova a recuperare questo pallone, a salire sulla destra, c'è l'intervento e il fallo qui, e arriva credo anche il giallo per il difensore del Teramo qui. Secondo ammonito nel Teramo dopo D'Inizio anche Di Battista. Si stanno ammazzando. 22 minuti della ripresa, ancora 0-0. Punizione affidata a Carannante. Tutto il Teramo dietro la linea della palla, prova Romatario, si riparte tutto chiuso, Carannante allora. Chiuse tutte le linee di passaggio, ancora il mediano, cerca Romatario, l'apertura sulla sinistra, alla fine la palla va fuori, l'ultimo tocco è di Perrone e dunque rimessa ancora affidata al Teramo. Quando siamo a metà del secondo tempo, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0 qui tra Teramo e Viterbese,
qui secondo me la rimessa era gialla, perché l'ultimo tocco in effetti l'arbitro vede e la assegna alla squadra di casa, che prova di nuovo a salire. Qui c'è il fallo commesso da Roma Dario e allora punizione in favore del Teramo, che la va a battere con Dinisio. Palla ancora in profondità, rinuncia ad inseguire il pallone Gargini ed ogni lancio verso la porta di Ghigarella diventa praticamente irraggiungibile per gli avanti Teramani. Prova di nuovo ora la squadra di casa con il tocco di Ica, qui ribatte la difesa, poi ancora pallone recuperato dal Teramo, ma c'è l'ottimo intervento da parte di Pompei, poi però recupera ancora il Teramo che prova a salire, rimpallo che favorisce la formazione biancorossa ancora con Scotti, poi ancora pallone indirizzato sulla zona sinistra e alla fine l'ultimo a toccare è proprio Antonucci. Vediamo che però l'assistente assegna la rimessa al Teramo. A noi è sembrato che l'ultimo tocco fosse del terzino, comunque ancora pallone in profondità nella zona di Scotti, il suo tentativo viene ribattuto, poi ancora Scotti prova di nuovo questo traversone, nuova rimessa in gioco proprio nei pressi della bandierina. Finora tre cambi effettuati da Pesoli, uno da Stella, nuova rimessa in attacco per il Teramo, che può ora alleggerire in questo frangente la pressione della Viterbese. Vediamo rimessa questa volta per il gialloblu, 25 minuti della ripresa. Qui c'è ancora l'intervento dei giocatori teramani che recuperano questa palla, l'azione ancora al centro, poi questo tiro e il pallone che esce veramente di un soffio con il tiro di Dinisio, esce di un soffio alla destra della porta di Chicarella, occasione veramente per il Teramo, qui veramente sarebbe stato difficile per l'estremo difensore della Viterbese raggiungere questo pallone che è uscito veramente di un nulla sul palo di destra. Si riparte con il rinvio ancora del portiere gialloblu, poi a Roma Tario, ancora Teramo che prova a salire, il controllo di Scotti, ancora Teramo che attacca sul settore sinistro con questo pallone in aria, vediamo alla fine. L'arbitro assegna il calcio d'angolo al Teramo, secondo corner, Teramo che però in un paio di circostanze si è reso pericoloso dalle parti di Chicarella, anche qui l'uscita tempestiva del portiere ha fermato lo slancio mi sembra di Scotti e c'è il secondo calcio d'angolo per il Teramo quando siamo al 27esimo della ripresa. Punteggia ancora inchiodato sullo 0-0 qui al Ginnasi di Ronciglione. Attenzione, palla che spiove, nuova deviazione e terzo tiro, secondo consecutivo, dalla bandierina per la formazione biancorossa. Tutta la Viterbese tranne Ica nei paraggi della propria porta. Ancora palla che spiove, allontana poi Chicarella. Ancora Teramo sul settore sinistro, mette questo pallone in aria per il colpo di testa di Liberati. Ha preso coraggio la squadra abruzzese in questa fase centrale del secondo tempo, si è resa pericolosa in un paio di circostanze, ora prova a salire la Viterbese, ribatte però ancora la difesa del Teramo, poi mette a terra Carannante, ancora serie di palleggi, ancora l'apertura sul settore destro, manovra Ferramisco, sbaglia il tocco,
allora può ripartire il Teramo, ora un po' sbilanciata la Viterbese, Teramo che prova sulla sinistra, ma c'è l'intervento ancora decisivo. Poi prova ancora la Viterbese con questa azione, ancora il fallo e qui c'è un altro cartellino giallo, questa volta per Antonucci, terzo ammonito nel Teramo, che sta giocando veramente alla morte questa partita, ripeto, pur non avendo ormai nulla da chiedere a questo campionato, però grande sportività della formazione abruzzese che sta rendendo difficile la vita alla capolista. 29 minuti della ripresa e calcio di punizione in favore della Viterbese, che cerca, ripeto, di chiudere con una vittoria il discorso promozione senza attendere notizie che arrivino dal campo di Olbia, dove tuttavia l'Olbia in questo momento è ancora in vantaggio per 3-1 sulla Vispesaro. Punizione per la formazione gialloblu. Attenzione alla posizione di fuorigioco, ora rientrano un po' tutti, però l'arbitro indica di attendere un attimino perché c'è qualche abbraccio in area di rigore, dunque tutto fermo, mentre siamo alla mezz'ora della ripresa, un quarto d'ora al termine, ancora 0-0 il risultato tra Viterbese e Teramo. Palla che spiove in aria, l'intervento di Antonucci rischiando l'autogol. Nono calcio d'angolo per la formazione di casa, mezz'ora di gioco. Attenzione alla mischia, pallone che spiove proprio davanti alla porta, assicura la presa ancora e prova a ripartire il Teramo con questa azione in profondità. E qui il giallo invece è per D'Amore, che è andato a commettere fallo su Cargini, e un ammonito anche nelle file della Viterbese al 31esimo di gara. Intanto vediamo, pronto alla battuta d'inizio, che è andato vicinissimo al vantaggio nel corso della ripresa con un bel tiro dalla distanza che si è perso di poco al lato della porta di Chicarella. Proprio D'Inizio pronto a battere questo calcio di punizione, Viterbese posizionata ai 16 metri, Di Giuseppe cerca l'apertura, ribatte la difesa, poi ancora arriva qui sul pallone Carboni che non riesce però a dar continuità all'azione, e nuova rimessa per il Teramo, ancora lancio in avanti, ribatte Ferramisco, poi ancora Teramo che prova questa azione offensiva sul settore sinistro, parte il traversone, c'è una deviazione, poi spazza via Natale, buon momento questo per il Teramo, ma Viterbese che può recuperare e cercare ora l'apertura. Palla controllata poi da Carannante che alleggerisce dalle parti di Chicarella, da questi sul settore destro. Il tocco in direzione di Cannizzaro, prova a partire, ha rischiato molto Antonucci, già ammonito, ha commesso questo fallo sulla ripartenza del numero 10 gialloblu, l'arbitro ha concesso il calcio di punizione alla Viterbese, 32esimo, ancora la battuta a Ferramisco, il tocco sempre sulla destra, poi si transita al centro nella zona di Aromatario, Viterbese ai 20 metri e qui ancora il fallo commesso da Ica e il calcio di punizione affidato ancora al Teramo quando siamo a 12 minuti dalla fine. Palla che filtra, attenzione, poi c'è l'intervento qui. Sì, dimmi. Veramente una manciata di minuti alla fine di questa partita che potrebbe, in virtù dei risultati attuali, decretare la promozione in Primavera 2 della Viterbese. Allora, Gubbio Lucchese 0-0.
Olbia Vispesaro 3-1, Viterbese Teramo 0-0, Imolese Grosseto 0-0. Analizziamo la classifica, poi a 12 minuti dalla fine della partita. Viterbese 36, Vispesaro 29, 7 lunghezze, ne mancheranno solamente due partite alla fine del campionato. Invece ci spostiamo in Serie C, dove è stata sospesa un'altra partita. Al quarto d'ora del secondo tempo, Campobasso Turris, era in vantaggio la Turris per 2-1, ma una fitta nevicata sul campo di Campobasso ha fatto sì di sospendere anche questa partita, oltre ad Avellino Catania, che non è nemmeno cominciata. Juve Stabia Monopoli hanno chiuso l'incontro sul punteggio di 1-0 per il Monopoli, mentre si sta giocando solamente Monterosi Picerno. Mancano 11 minuti alla fine della partita, 0-0. A te la linea. Siamo giunti al 34esimo, 11 minuti al termine, ancora sul punteggio fermo sullo 0-0. Ha preso coraggio negli ultimi istanti il Teramo, che però sciupa questo attacco, palla che termina sul fondo. C'è stato un altro cambio nelle file della Viterbese, è entrato Salerno al posto di Ica, quarto cambio dunque operato da Pesoli, con la Viterbese che prova di nuovo a salire sul settore sinistro. Vediamo, pallone recuperato dalla Teramo e poi Casini assegna un calcio di punizione alla formazione ospite. Minuti di gara 35 nel corso della ripresa, ancora pallone lunghissimo tra le braccia di Chicarella. È Viterbese che prova di nuovo a salire con Ferramisco. Poi il tocco di Natali da questi nella zona di Carannante, ha davanti a sé un avversario, riesce a smissare sulla sinistra. Aromatario cerca l'1-2 qui, tra tre avversari non riesce a salire d'amore, poi recupera ancora Aromatario. Pallone per il nuovo entrato. Palla che termina fuori, la rimessa sarà per il Teramo. Quando siamo giunti a 9 minuti dalla conclusione, rimessa affidata a Di Battista. Qui recupera palla ancora D'Amore, che poi va a terra, ricaccia il pallone lontano il Teramo. Ancora qui c'è un fallo sulla tre quarti campo e si ripartirà ancora con una punizione per i biancorossi, seconda frazione molto spezzettata. Intanto batte subito la punizione il Teramo con questo pallone al limite dell'area e la conclusione ribattuta dai difensori. Poi alla fine la palla arriva tra le braccia di Chicarella e Viterbese che prova a manovrare, sale la pressione degli avversari. Ancora palla nella... Sì, dimmi Luca. Per dare una informazione, diciamo, si è sbloccata la partita di Gubbio. Non abbiamo fatto tempo ad aggiornare il tabellino, che il Gubbio ha subito raddoppiato, quindi Gubbio, Lucchese, ad una manciata di minuti dalla fine, Gubbio conduce per 2-0. Nulla di nuovo da Olbia. Meglio così, perché qui siamo ancora 0-0 quando siamo al minuto 37 della ripresa, ma ripeto, il 3-1 dell'Olbia per ora mantiene tranquilla la posizione in classifica della Viterbese, che va in attacco con questo traversone e guadagnare una rimessa laterale proprio nei pressi della bandierina alla sinistra della porta teramana. Vediamo ancora giallo-blu in possesso di palla, Carannante, palla sulla destra, parte la traiettoria, poi recupera ancora Cannizzaro, Ferramisco, pallone messo in aria, ribattuto dai difensori, Aromatario, cercava il compagno di squadra che invece era a terra, proprio
in area di rigore, crampi credo per Cannizzaro, e allora si riparte probabilmente con la rimessa dal fondo. Intanto altro cambio, si dimmi. Dove a Viterbo, l'unica partita che si sta giocando nel girone C, il Monterosi è passato in vantaggio sul Picerno. Monterosi 1, Picerno 0 e la salvezza a questo punto per il Monterosi quest'anno si fa sempre veramente più vicino, ormai a portata di mano. Io più che salvezza parlerei di playoff a questo punto. Intanto cambio nel Teramo, al 39esimo finisce la partita di Scotti ed inizia quella di Corsini, quindi secondo cambio operato da Stella quando mancano 6 minuti al termine. Beh, direi a questo punto Monterosi con aria di playoff, con questi altri 3 punti, credo sia la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Menichini. Insomma, parlare di salvezza è un po' riduttivo quando mancano ancora 9 giornate al termine. Intanto ancora a terra Cannizzaro, e dunque gioco interrotto quando siamo al 40esimo della ripresa sul punteggio di 0-0. È un pareggio che comunque regala in questo momento la vittoria in campionato alla Viterbese, in virtù anche del 3-1 dell'Olbia nei confronti della Vispesaro. Vediamo, si rialza Cannizzaro, si riprende con la rimessa dal fondo ormai quando siamo al minuto 40 della ripresa, palla che arriva direttamente tra le braccia di Chicarella. Ferramisco, la sua apertura viene deviata in fallo laterale, ancora il capitano della Viterbese pronto alla rimessa in gioco, ancora Teramo che respinge, poi cerca l'apertura Liberati sul settore sinistro, ancora Teramo che prova a salire, ancora con Liberati, chiuso molto bene dall'intervento di Pompei. Poi c'è questo pallone in profondità, ma c'è una spinta di Modugno alle spalle di Antonucci, e allora Teramo che già ha battuto il suo calcio di punizione, manovra nella propria tre quarti, palla che viene tenuta in campo, poi alleggerita verso l'estremo difensore che va a rinvio, recupera palla Romatario, siamo al limite dell'area, prova l'azione a Romatario, tiro debole di sinistro tra le braccia del portiere, nulla di fatto. A 4 minuti dal termine, ancora 0-0 risultato. Il primo risultato finale di questa giornata è quella di Gubbio, dove proprio all'ultimo minuto il Gubbio porta 3 le reti sulla Lucchese, si chiude la partita, Gubbio 3, Lucchese 0. Bene, qui siamo a 3 minuti e mezzo dal termine della partita, ancora sul punteggio di 0-0. Intanto vediamo, c'è una rimessa per il Teramo, però credo siamo nelle battute finali anche ad Olbia, dove l'Olbia è sempre in vantaggio sulla Vispesaro per 3-1. E dunque a questo punto possiamo un po' quasi ufficializzare la vittoria in campionato della formazione gialloblu, che però cerca quantomeno di una vittoria questa partita quando mancano 3 minuti al termine e non riesce a sbloccare il risultato. Qui ancora questo pallone in profondità imprendibile per il tentativo di Modugno, e Teramo allora che va ancora a questo lungo rilancio in avanti. Ferramisco in anticipo va a subire il fallo del nuovo entrato Corsini, si riparte con il calcio di punizione in favore della Viterbese, 43 minuti della ripresa, ancora 0-0. Ferramisco, pallone indirizzato sul destra, poi si riparte dal terzino che indirizza nella zona di Pompei, da questi verso
carannante a Roma Dario, pallone smissato verso Salerno, vince un contrasto, poi va a subire il fallo di Giuseppe e dunque calcio di punizione in favore della Viterbese. Quando siamo entrati negli ultimi 120 secondi di gioco di questa partita, due sul punto di battuta, ancora 0-0 il risultato, che però, lo ripetiamo, è sufficiente per festeggiare la vittoria in campionato. Sul punto di battuta si è portato Carboni, tanti giocatori della Viterbese in area per sfruttare questo calcio di punizione. Parte la traiettoria e c'è il gol proprio in finale di partita. A Roma Dario porta in vantaggio la Viterbese con un perfetto colpo di testa al 44esimo e la Viterbese festeggia così nel modo migliore la sua vittoria in campionato. Punizione calciata molto bene dalla sinistra e il colpo di testa di Aromatario al 44esimo minuto della ripresa per il vantaggio dunque della Viterbese, che va a firmare dunque il suo primato in classifica. E dunque colpo di testa di Aromatario che porta la Viterbese in vantaggio. A questo punto ininfluenti le notizie che arriveranno da Olbia, dove, ripeto, tuttavia l'Olbia ancora in vantaggio per 3-1 sulla Vispesaro, ma la Viterbese con questo gol porta 9 i punti di vantaggio sulla formazione marchigiana. Il gol dell'1-0 dunque firmato da Aromatario proprio in finale di tempo. E intanto qui c'è un fuorigioco e dunque tutto fermo. Ora bisognerà capire quanto recupero verrà concesso dal direttore di gara, visto che siamo ormai al 90esimo minuto e credo siano 5 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. 5 minuti di recupero. Sì, dimmi. Monterosi dunque, Cicerno 1, Monterosi 1. Qui intanto prova la Viterbese a chiudere in avanti, ancora palla al limite dell'area per la conclusione respinta da un difensore. Viterbese galvanizzata dal gol del vantaggio firmato da Aromatario. Intanto vediamo, c'è un cartellino giallo per Carboni. Se n'è andato il primo dei 5 di recupero qui alla Ginnasi di Ronciglione, dove proprio in extremis la formazione di Pesoli è passata in vantaggio con un perfetto stacco di Aromatario che ha messo alle spalle dell'estremo difensore del Teramo per l'1-0, 47 minuti della ripresa, 3 minuti e mezzo al termine. Vediamo, calcio di punizione per il Teramo intanto. Pallone ancora recuperato da Aromatario che prova l'apertura qui sulla sinistra, imprendibile questo pallone. Teramo pronto alla rimessa in gioco con Petrucci. È iniziato il 48esimo, pallone in avanti, ribatte la difesa. Poi qui c'è un fallo commesso da Cargini. E dunque punizione ancora in favore della Viterbese, fallo ai danni di Cannizzaro. Punizione per i gialloblu che devono solo amministrare questo gol di vantaggio per chiudere ogni discorso. Con 2 giornate di anticipo dunque la Viterbese vince il suo campionato. Intanto qui prova ad entrare in area Salerno, però c'è l'intervento della difesa
il fallo del numero 16, punizione per il Teramo quando siamo al 48esimo minuto. Intanto palla che arriva tra le braccia di Chicarella, solito rilancio allungato dal vento e pallone tra le braccia del portiere. Intanto siamo veramente nelle battute conclusive di questa partita, 49esimo, dunque poco meno di due minuti alla conclusione, rimessa in gioco da parte di Petrucci, poi si lotta su questo pallone, c'è la spinta qui ai danni di Garanante, calcio ai danni di Aroma Dario, calcio di punizione ancora per la Viterbese, che ha disputato, lo ricordiamo, un campionato strepitoso. Siamo intanto al 49esimo, 11 vittorie, con queste diventano 12, due pareggi in 14 gare di campionato, ne mancano ancora due al termine, ma dobbiamo dire che oggi la Viterbese ha chiuso il discorso promozione vincendo nettamente il suo confronto con la Vispesaro sotto ad Olbia. Viterbese avanti quando manca un minuto ancora alla fine della partita, avanti qui per 1-0, e si ripartirà con un calcio di punizione proprio per la formazione gialloblu. Pallone indirizzato nella tre quarti campo. Qui c'è il fallo commesso da Ferramisco, ma ormai siamo a 20 secondi dal termine. Ultima chance per il Teramo per evitare la sconfitta. Teramo che ha carezzato il sogno di lasciare imbattuto il campo della vincitrice di questo campionato, che invece è stato trafitto proprio al 90esimo praticamente. Qui c'è questo pallone in aria e ancora Viterbese che riesce poi a liberare e a guadagnare la rimessa in gioco. Sul nostro cronometro è finito anche il tempo di recupero, perché se ne sono andati 5 di recupero. Siamo al 50esimo, trascorso da 30 secondi, e dunque dovrebbe arrivare da un momento all'altro il fischio finale del direttore di gara. Viterbese che vince la sua 12esima partita, ed ecco il fischio finale. Dunque la formazione di Pesoli festeggia la vittoria in campionato, batte il Teramo a fatica, perché c'è da dire che il Teramo ha giocato una grande partita qui al Ginnasi di Ronciglione. Vince questa partita per 1-0 con un gol di Aroma Dario proprio nelle battute finali del match, e conquista la promozione al prossimo campionato Primavera 2, dove ci saranno squadre veramente importanti sul cammino della formazione di Viterbo. E speriamo che arrivino anche belle notizie ora dalla prima squadra, perché questa bella promozione ovviamente è legata alla salvezza della prima squadra nel campionato di Serie C, salvezza che tutti ci auguriamo e speriamo arrivi anche prima delle fasi finali. Allora, guarda Luca, io qui ho il presidente e direttore della Viterbese, se prendi la linea un attimo facciamo due chiacchiere. Prendo con la linea con i nostri e direi ospiti, di andare allora a vedere quelli che sono i risultati di questa giornata che decreta la promozione della Viterbese in Primavera 2, una Viterbese che chiude in bellezza davanti al proprio pubblico vincendo 1-0 con il Teramo per 1-0. Gubbio Lucchese 3-0, Olbia Vispesaro stanno ancora giocando qui 3-1, i Molese e Grosseto stanno giocando con mezz'ora di ritardo 0-0. Alla luce di questi risultati la classifica vede la Viterbese a 38 punti, Vispesaro 29, Olbia 23, Imolese Gubbio 17, Lucchese 15, Grosseto 14, Teramo e Fermana 11. Ma tornerei a vedere le immagini da Ronciglione. Ti riprendo, è una bella soddisfazione. Andiamo lì magari che siamo sul campo.
devo cambiare la batteria un attimo. Allora Luca, prendo la linea perché abbiamo degli ospiti qui in tribuna e abbiamo allora intanto il presidente, ci mettiamo qui. Sì, ci mettiamo più giù. Bene, allora Claudio sei sparito dallo schermo, ma credo che tra poco rientrerai. E intanto finito anche il match della Palazzina a Viterbo, dove Monterosi e Picerno hanno chiuso sul punteggio di parità 1-1. Il Monterosi che era passato in vantaggio, ma proprio all'ultimo minuto si è fatto recuperare dal Picerno. In Serie C dunque Juve Stabia Monopoli 0-1, Avellino Catania non si è disputata per impraticabilità di campo causa neve. Allora Luca, ti prendo la linea. Prego. Qui dal ginnasio di Ronciglione abbiamo lo staff al completo praticamente della Viterbese e con noi hanno sofferto il freddo che non soffriamo da tempo. Presidente, sono con il presidente dunque Marco Arturo Romano. Presidente, è arrivata una bella vittoria di questo campionato che è un po' un vanto, un lustro, no? per Viterbo, per la Viterbese. Giocare un campionato di Primavera 2 vuol dire giocare con squadre di Serie B il prossimo anno. Certo, sì, è una grande soddisfazione, insomma, e io vorrei fare i complimenti soprattutto a tutte le persone che hanno lavorato per il settore giovanile. Qua c'è Pistolesi, Santo Lupo, che hanno fatto, ecco, sentiamo i ragazzi qua che sono felici di questo grande risultato che hanno ottenuto. Chiaramente noi stasera raggiungiamo la prima squadra, abbiamo anche l'altro obiettivo da raggiungere, quello della salvezza, diciamo. Anche perché questa vittoria, se non ci salviamo, servirebbe a poco. Certo, perché poi alla fine si perdono tutti i tesseramenti e chiaramente servirà a poco. E quindi l'altro obiettivo, grande obiettivo che dobbiamo raggiungere assolutamente, è la salvezza. Presidente, domani si va a Siena, state vicino, siete sempre vicini alla squadra, seguite passo passo il lavoro di questa squadra, una partita importante, dal Franchi passa una gran fetta di salvezza domani. Certo, dobbiamo fare punti perché ci siamo allontanati dall'ultima posizione, però per uscire dalla zona play-out dobbiamo fare risultati utili e molti risultati utili, quindi la prima partita importante è questa a Siena, però la squadra nelle ultime prestazioni fuori casa si è comportata bene, per cui speriamo bene. E poi una squadra che... Prego. Prego, no, io farei parlare di quei ragazzi che hanno lavorato, Santo Lupo e Pistolesi, che hanno raggiunto questo risultato importante. Grazie presidente. Vincenzo lo conosciamo tutti, qui il nostro bomber della, e poi anche il direttore che è responsabile anche del settore giovanile. Allora Vincenzo, una bella vittoria, tu hai seguito passo passo questi ragazzi, dobbiamo dire che questa vittoria è strameritata, no? 12 vittorie, 2 pareggi in battuta. Sì, ragazzi, sono stati eccezionali, la società ha creato un gruppo importante per la categoria, è una bella soddisfazione penso per Viterbo, per la società, per il presidente stesso. Raggiungere l'obiettivo della Primavera 2 è un aspetto storico e quindi siamo tutti contenti, è stato fatto un bel lavoro e adesso ci concentriamo anche sulle altre categorie che stanno facendo altrettanto bene. Bene, un grosso lavoro dal settore giovanile, speriamo poi venga poi tra l'altro avallato dalle prestazioni della prima squadra, perché manca solo l'ultimo tassello, no, di questa bella stagione. Molto bene i ragazzi, i grandi speriamo che facciano altrettanto, ci sono ancora 30 punti da giocare insomma. Il discorso della prima squadra sinceramente faccio anche un po' fatica a parlarne perché non è semplice. Noi abbiamo fatto un percorso con i ragazzi importante. La prima squadra secondo me sta trovando la propria strada, adesso non è semplice, ma io sono convinto che alla fine dell'anno tutti i conti torneranno, quindi adesso ci godiamo questa piccola soddisfazione con la primavera e poi speriamo di festeggiare la salvezza con la prima squadra, perché questa società
merita di raggiungere il traguardo della salvezza. Il presidente con i suoi collaboratori sta facendo grandi sforzi. Grande Vincenzo, ancora sulla breccia, ci servirebbe un centravanti così. Ci servirebbe un centravanti così, ragazzi. Patrizio e Gigi che sono... Sì, allora... Patrizio, beh, tu sei un'altra bandiera di questa Viterbese, come lo è stato Vincenzo Santoruvo. Poi abbiamo visto anche un figlio d'arte in campo, sì, che ha meritato questa vittoria in campionato. Belle soddisfazioni, no? Anche per il lavoro che avete svolto. Beh, sicuramente la soddisfazione più grande è per i ragazzi, però certo, a livello di società raggiungere un obiettivo così fa piacere. Speriamo che non venga buttato all'aria da un brutto risultato dai grandi, però pure loro ce la stanno mettendo tutta per uscire da questo... da questo momento complicato. Oh, diciamo che siete ripartiti alla grande con il settore giovanile, non c'è solo la primavera, ci sono tante altre squadre che stanno facendo molto bene, questo vuol dire che state lavorando benissimo. Sì, sì, beh, le squadre nazionali stanno andando bene e anche le altre, le elite, quelle che non sono nazionali, insomma, ci stiamo comportando abbastanza bene. È naturale che il lavoro è quello poi di portare a parte i risultati comunque più materiale umano a livello di prima squadra, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Abbiamo visto ragazzi interessanti in campo, tra l'altro, che già hanno fatto parte della prima rosa, no? della prima squadra della rosa. Sì, è quello, l'obiettivo primario è quello, poi se poi viene contornato da un risultato finale, certo fa molto più piacere. Abbiamo anche Gigi De Simone. Altro esponente del settore giovanile, dove lavorate a 360 gradi, sempre vicino a questi ragazzi, ma il lavoro non è solo sul campo, è anche nel contesto generale, no? Esattamente, c'è tutta un'organizzazione da portare avanti, c'è anche molto da visionare in altre scuole calcio comunque del territorio e anche fuori dalla zona della regione Lazio. Quindi cerchiamo sempre di portare il meglio qui a Viterbo. Abbiamo iniziato un lavoro 10 mesi fa, praticamente 8 mesi fa, e ci auguriamo che questo possa continuare con gli stessi risultati, cercando di portare più giocatori possibili all'attenzione della prima squadra. Questo è l'obiettivo principale. Poi se viene il risultato sportivo, meglio ancora. Come è successo, stiamo vedendo i ragazzi alle nostre spalle che stanno festeggiando intanto la promozione in questa primavera 2, campionato dominato, c'è anche tutto lo staff dirigenziale, c'è il presidente, tutti gli altri, il direttore generale. Campionato dominato da questi ragazzi, 12 vittorie, 2 pareggi, le ultime due sono ininfluenti. Ma... assolutamente, è un campionato che abbiamo condotto dall'inizio alla fine, la prima parte con la conduzione tecnica di mister Punzi e poi un ottimo lavoro svolto anche dal mister Pesoli che è subentrato dopo, ma soprattutto la costante delle grandi prestazioni che hanno fatto i ragazzi, che sono stati veramente encomiabili e hanno creato subito un gruppo fantastico, la base per poi ottenere i risultati sul campo. Bene, ti lasciamo andare perché è freddo, ti vediamo abbigliamento un po'. Bene. Allora Luca, io non so, di giro intanto stiamo inquadrando ancora, mandiamo le immagini del campo perché i ragazzi stanno festeggiando la vittoria in questo campionato di Primavera 3. Non so se avremo altri ospiti perché siamo rimasti d'accordo poi con l'ufficio stampa che magari avremmo avuto altri protagonisti proprio qui in tribuna, magari dalle della formazione della Primavera o qualche altro ragazzo, saremo a vedere. Per adesso noi andiamo avanti con le immagini del campo e tu puoi commentare dallo studio eventualmente il proseguimento della trasmissione, però rimaniamo sulle immagini qua. Bene, lasciamo le immagini, giustamente commentiamo quello che è questo risultato. Un risultato che premia veramente un lavoro lungo, fatto di sacrifici da parte di questi ragazzi, di tutto lo staff dirigenziale, ragazzi che hanno dato tutto per vincere questo girone, girone B, e conquistare addirittura con 2 partite di anticipo rispetto alla fine del campionato conquistare la promozione in Primavera 2. Si scala ovviamente, però attenzione, come avete sentito anche dalle interviste, la Primavera 2 potrà essere giocata solo se
la Viterbese manterrà la categoria dei professionisti quest'anno, e la Viterbese per farlo ha 10 partite ancora alla fine del campionato, a cominciare dalla trasferta di domani di Siena, trasferta molto insidiosa alla luce anche di altri scontri diretti che ci sono in questa giornata, la giornata di domani, e la Viterbese deve fare quantomeno punti. Quota salvezza è a quota 40, più o meno, insomma, perché poi ogni campionato potrà essere punto più, punto meno, però la Viterbese deve cominciare appunto da Siena a portare a casa punti. Attenzione, in trasferta la Viterbese in realtà i punti li porta a casa, 3 vittorie nelle ultime 3 trasferte. Il problema della Viterbese è in casa l'Enrico Rocchi, dove nelle 15 partite casalinghe ha conquistato solamente 2 vittorie. Ne mancano ancora 4 di partite casalinghe. Intanto andiamo a Siena e a conquistare quella che i punti che potrebbero poi proiettarci ad una salvezza finale, che permetterebbe a questi ragazzi che avete visto oggi in diretta da Ronciglione di poter disputare il prossimo anno un campionato superiore, quello di Primavera 2, dove sale il livello per la società, è anche sicuramente più interessante per tutti, e quindi questi ragazzi se lo meritano davvero. Io non so, ecco, se a Ronciglione... intanto prego la regia di mettere in onda il gol di Aromario, che ha decretato il risultato vincente di 1-0 della Viterbese. Eccolo. In replay, un bellissimo colpo di testa su uno spiovente dalla tre quarti, con un calcio di punizione battuto magistralmente sulla testa di Aromario, e vedete tutta l'esultanza anche della panchina, e questa è veramente un'esultanza che decreta la gioia di tutti questi giocatori che si sono andati a conquistare sul campo la vittoria finale. E non so se da Ronciglione, ecco, c'è qualche altra intervista che ci giunge. Guarda Luca, noi abbiamo aspettato fino ad ora qualche altro ospite, però abbiamo sentito, diciamo, le voci del presidente, dei responsabili del settore giovanile, anche perché fa molto freddo, quindi noi siamo propensi a lasciare qui la postazione con questa bella vittoria e bella conquista del calcio viterbese che ha promosso in Primavera 2. Direi di chiudere qui il collegamento dal Ginnasi, a te la conclusione, noi ci sentiamo domani da Siena, dal Franchi per Siena Viterbese, a te la linea. Devi essere pronto per domani, anche perché da Siena non farà sicuramente caldo, e quindi dovrai essere in perfetta forma per regalarci questa cronaca di domani direttamente da Siena. Io, se siete d'accordo, ecco, andrei a vedere quelli che sono i risultati invece di oggi della Serie C. Si è giocato a Castellammare di Stabia, dove il Monopoli ha vinto per 1-0 sulla Juve Stabia. Avellino Catania, come potete vedere dal tabellino, è stata posticipata direttamente, non sono scese in campo causa neve. A Campobasso invece le squadre, sul punteggio di 2-1 alla fine del primo tempo in favore della Turris, hanno provato a scendere in campo, ma al quarto d'ora del secondo tempo la partita è stata sospesa per impraticabilità di campo, perché veramente non si poteva più giocare. Si è giocato invece a Viterbo, dove Monterosi e Picerno si sono divisi la posta, 1-1 risultato finale, e alle 17:30 giocheranno invece Catanzaro Latina, Fidelis Andria Taranto, Francavilla Palermo, Potenza Paganese, Vibonese Messina, e alle 18:30 scenderà in campo Foggia Bari. La classifica del girone C alla luce delle partite di oggi vede Bari 58, Catanzaro 52, Francavilla 50, Avellino 49, Monopoli, Palermo e Turris 45, Latina 42, Picerno 40,
Foggia 39, Monterosi 37, Juve Sabbia 36, Taranto 34, Catania e Campobasso 33, Messina Paganese 29, Potenza 23, Fidelis Andria 20 e Vibonese 16 punti. Si gioca domani la 29esima giornata del campionato del girone B. Ancona Matelica Reggiana, Cararese Gubbio, Lucchese Fermana, Olbia Montevarchi, Pistoiese Imolese, Pontedera Cesena, Siena Viterbese, Teramo Grosseto e Vispesa Rentella tutte le 14.30. Modena Pescara invece si giocherà lunedì alle ore 21. La classifica, prima di cominciare questa giornata, Modena 68, Reggiana 65, Cesena 52, Entella 49, Pescara 47, Ancona Matelica 45, Gubbio 37, Pontedera 36, Carrarese Vispesaro 35, Siena 34, Lucchese 32, Olbia 31, Teramo 30, Montevarchi 29, Fermana e Imolese 26, Viterbese 25, Pistoiese 24, Grosseto 21. E allora andiamo a chiudere questo pomeriggio sportivo giallo-blu che ha visto la nostra Viterbese vincere 3-1 vincere 1-0 in casa con il Teramo a Ronciglione, conquistare la promozione con due giornate di anticipo nella Primavera 2, e mentre la regia al termine del nostro dei nostri risultati e classifica ci riproporrà il gol vincente di Aromario che ha permesso alla Viterbese di uscire vincente da questo confronto e di festeggiare questa vittoria finale. Allora, i risultati: Gubbio Lucchese 3-0, Olbia Vispesaro 3-1, Viterbese Teramo 1-0, Imolese Grosseto si sta ancora giocando in questa 16ª giornata, riposa la Fermana. La classifica dunque a due giornate dalla fine: Viterbese 38 punti, matematicamente vincitrice del campionato, Vispesaro 29, Olbia 23, Imolese e Gubbio 17, Lucchese 15, Grosseto 14, Teramo e Fermana 11 punti. A questo punto non mi rimane altro che ringraziarvi di averci seguito fin qui, darvi appuntamento a domani, domenica, alle ore 14, dove andremo in onda per seguire Siena Viterbese. Grazie a tutti dell'attenzione e vi lascio allora con il gol che ha decretato la vittoria del campionato da parte della Viterbese Primavera 3, con Viterbese batte Teramo 1-0. Grazie a tutti, buona serata. Questo programma è offerto da... PH Diagnostics lavora con passione in partnership con grandi multinazionali per promuovere i migliori strumenti nel settore di medicina trasfusionale. Un impegno che portiamo avanti per offrire ciò che è necessario per analizzare e conservare il sangue.